Era importante ritornare a dare un po' di fiducia ai ragazzi. È arrivata oggi dopo una partita molto combattuta tra due grandi squadre. Innanzitutto colgo l'occasione per fare complimenti all'Avellino, perché è veramente una buona squadra allenata da un buon allenatore. Per quanto riguarda la partita, possiamo dividere in due momenti. Diciamo che c'è stato un primo tempo dove abbiamo fatto delle buone cose, sono molto molto contento del primo tempo. Secondo tempo la partita si è sporcata un po' e diciamo è venuto fuori un gioco un po' più così così, ecco. Peccato perché potevamo chiudere il primo tempo col 2-0, abbiamo preso gol all'ultimo secondo praticamente del primo tempo, quindi è normale pure che la partita poi cambi nella seconda parte. Tana che ha mostrato un buon palleggio soprattutto nel primo tempo, poi come stava sottolineando nel secondo tempo è venuto un po' a mancare, e diverse individualità importanti, un nome su tutti, quest'oggi probabilmente il protagonista grazie alla doppietta e non solo, Francese. Sì, Francese è un ragazzo del 2004 che ho voluto fortemente portare in primavera, ce ne stanno anche tanti altri, 2004 abbiamo anche Tartaglione, abbiamo Annella, abbiamo 2005 Nocchiero, abbiamo Vitiello 2004, insomma è una squadra con un mix di ragazzi un po' più grandi e un po' più giovani. Fortunatamente la società mi ha dato modo di poter portare su dei ragazzi della 17 e dalla 16, perché loro credono molto nel lavoro, insomma nel portare già giovani per guardare al futuro, diciamo così.